Questo non se lo merita. Ciao. Ciao. Vediamo se voi due userete quel po' di cervello che avete, perché Franco non è un cretino, è chiaro questo. Io vado via. Voi pensateci intanto, pensateci. Dov'eri finita? Ero preoccupato. Io avevo bisogno di stare un po' sola. Che fai qui? Perché corri il rischio che ti veda? Perché non ce la faccio più, lo capisci, Faccia? E se Franco mi deve vedere, che mi vede, finiamola, mi sono stufata. Ne sto combinando una dietro l'altra, ma ti rendi conto? E lo dico anche per te, Faccia, perché ti voglio bene. Anch'io, lo sai. Ma non è la stessa cosa. Perché vorrei provare per te quello che tu senti per me. Ma non posso, Faccia. Ma certo, lo so che queste cose non nascono a comando. Altrimenti io non mi sarei innamorato di te. Sì, lo so, sono un animale, sono un animale. Devi pensare che sia una pazza isterica. Prima ti bacio, poi me ne vado, sparisco e ora ti dico tutto questo. Non penso più ormai. Io non penso, ti amo e basta. Sì, però io mi sento male, Faccia. Io non sono me stessa, non mi riconosco, sto sbagliando tutto. Olivia, perché non vai a spiegare tutto a Franco e ci dimentichiamo una volta per sempre di questa storia? Sì. E così tu sei la famosa Olivia. Insomma, e così anche questa cosa l'abbiamo sistemata. Ah, vado a vedere come sta la piccola. Quante preoccupazioni, doversi sposare che così. Cosa? In fretta, volevo dire. E poi per colpa di questa caduta non ha potuto neanche sposarsi. Sì, che certo. Orrore, che spavento. Che dolore. Per quanto mi risulta, tua figlia è già sposata. È strasposata, sì. Tu chiudi quella bocca, altrimenti ti anniento. Dopo quanto mi hai fatto in quella casa, devi stare zitto. E sarà meglio che sparisci, altrimenti la pagherai cara. Invece rimango qui, finché non mi firmate quel documento. Altrimenti parlerò e dirò chi siete tu e la tua cara figlioletta Delfina. Poi ne riparliamo. Bene. Ti aspetto. Delfina, Delfina, piccola mia. Ah, abbiamo accompagnato Elena. Come sta la mia bambina? Già meglio, si sta riprendendo. Sì, visto, a lei basta una pilloletta e guarisce subito al volo. Ah, sì, hai visto? Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Malala, è arrivato il medico? Che medico? Chi lo ha chiamato? Io l'ho chiamato io, Malala. Come va, dottore? No, 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 io non permetterò di certo che un medico qualsiasi visiti la mia bambina. Calmati, cara, il signore è un luminare. E lei, dottore, tenga conto che non è molto che la signorina ha donato il midollo per un trapianto. Ah, è una donatrice, sì, la signorina. Sì, esattamente. Sì, spero, ma che questo non ha alcuna importanza, si è ripresa perfettamente. Ora, quello sì, che la fa star male è una infezione, bene, sicuramente. Per me ha il virus del vaiolo turco. Certo. Come? Sì. Ma può essere mortale. Come è successo? Potrebbe contagiare tutta la famiglia. Se fai fuori la mia bambina, giuro che ti uccido con queste mani. E così è una donatrice. Bene. Donatrice? No, è stata un'invenzione, me lo sono inventato. Cara, io in vita mia non ho donato neanche una stoppino. Le piace scherzare, le piace tanto. E se il medico la visita è meglio che l'aiuti, fammi andare. No, 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 no. C'è Malala di là con lei. E poi ora sta già meglio. Vorrei vedere come sta Delfina, con permesso. No, no, tu non devi vedere nessuno in questa casa. Sei entrato interrompendo il mio matrimonio. E ora voglio che mi spieghi il perché. Parla. Perché non dovrei sposare Delfina? Eh? Avanti, voglio sapere la ragione di questa tua dichiarazione. Conte Minimo, lascialo stare, ognuno ha le sue ragioni. Lorenzo inoltre alla fine non ha fatto niente, non ha interrotto niente perché... Su, parla. È... Parla, Lorenzo, parla. Avrà avuto i suoi motivi, che come è ovvio sono personali e ognuno ha diritto di fare quello che crede. Avanti, lascialo in pace. È il mio matrimonio che lui ha interrotto. Lascia stare, Flor, lascia stare. Lascia che io parli e gli spieghi perché l'ho fatto. Bene. Ma non ce n'è bisogno, insomma. Lo ha già spiegato basta, a me. Basta, basta, Florencia, basta. Ascoltalo, Flor. Vi dirò la verità. È una storia un po' lunga e complicata. Non capisco quello che continua a ripetere la paziente. No, ha fatto non la donazione? Importa, no. La storia della donatrice è davvero grave. Come delira, povera figlia, come delira. Chi è lei? Che ci fa qui? Sono il dottor Segura, stia tranquilla. Ho saputo che ha donato il midollo, quindi ho bisogno di farle alcune analisi del sangue speciali. No. Ma prima mi scusi, le devo controllare la schiena no, per vedere... No, non voglio! Per favore, mi aiuti. No. Avanti.
È innato in me, ce l'ho nel sangue, nei geni. Vede, ho sempre reagito in maniera molto veemente contro l'ingiustizia. E sì, da bambino ho manifestato il desiderio di essere per un giustiziere. Per favore, Lorenzo, senti, lascia la tua infanzia e la tua adolescenza per un altro momento. Adesso mi interessa il presente. Ma proprio a questo arrivavo. Sto parlando del... La lasci! La lasci! Sì, aspetti! Sì. Devo controllare? Mi faccio così? Mi faccio controllare? Ma perché? Questo mostro vuole schiacciare la mia madre insieme, io non Ma che cosa dici, da brava Delfina? Sta calma, lascialo lavorare. Si tratta di un medico molto... Sì, calmi, su. Però, senti, è che... Non posso vedere la mia bambina trattata in questo modo. No, no, me ne occupo io, tranquilla, ma so come comportarmi, per favore. Cattiva. Buona, stai buona. Delfina li sta distraendo. Lasciami, studio. Ci ho ripetuto sopra. Lasciami. E te lo firmo io. Molto non bene. Non ho altra scelta. Per me è indifferente. Svelto, sbrigati, ecco, e dammi la penna. Ecco la penna. Prendi. E non farti più vedere. Mai. Ricattatore. Vattene, cattiva, insomma, brutta, signorina... vattene via. Ma devo visitarla. Si calmi, su, va. Dai, va, sparisca. Nessuno tocchi la schiena di mia figlia. E va bene, come vuole. Dimmi che se ne vada. Bene, il mito si fa realtà, finalmente ti conosco. Io invece purtroppo già ti conosco. Ragazze, andiamo a parlare in un posto più tranquillo? Possiamo andare in palestra, se volete. No, perché? Io qui sto benissimo. Maria, Olivia non vuole che si sappia che è qui. Non devi dirlo a nessuno, per favore, è un segreto. Dovrei proteggere i segreti di un fantasma. Senti, io sono arci stufa, quindi se vuoi vai e racconta a tutti che sono no, qui. No, 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 ma che ti viene in mente? Se Franco lo scopre da un altro, sicuramente andrà su tutte le furie. Sì, forse hai ragione. Certo che ho mi ragione. Sembra che stia arrivando, per cui prendi una decisione. Come? Come sarebbe? No, Franco, corri a nasconderti, forza! Nasconditi là dietro. Maria, adesso siamo nelle tue mani. Che fate voi due qui? Ascolti, dottore, capisco che mia sorella sia strana e che non si lasci visitare, ma lei come medico si deve imporre. Per che cosa è venuto? Per visitarla oppure no? Sì, allora sì. Le dica stia buona che devo visitarla. Ma non si è fatta toccare. Chissà perché. Senti tu, servetta, ho già illustrato io al mio collega il quadro clinico e le medicazioni che le ho prescritto e lui concorda che sono perfette. Ma allora lo svenimento potrebbe averlo causato questa specie di vaiolo che... Sì, c'è solo da aspettare. Per oggi la tenga sotto osservazione, collega. Certo. E fate le bagni freddi per la febbre. Certo, me ne occupo io. Va bene, aspetti, aspetti, c'è un'altra cosa che, diciamo, ci incuriosisce. Parlo della cicatrice. Per la presunta donazione non vorrebbe controllare se è tutto ok, se ci sono delle complicazioni? Sì, sì, ma non ci sono riuscito. È stato perché impossibile. Lo fa? Per quale motivo? Controllatela. Sì. Vi suggerisco che il collega lo faccia mentre la paziente dorme. Buona idea, ottima, lo farò. Un'infezione potrebbe essere grave, sì, dottore, sì, lo ma sa. Certo, non si buonasera. Preoccupi. Buonasera. Troppe cose strane sono successe oggi per essere del tutto casuali, direi. Devo parlare con te e con Lorenzo. Lorenzo non c'è? Bene, allora parlerò con i ragazzi. Dottore, 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 venga un momento, venga. Sì? Ho ancora una domandina da farle. Sì, dica pure, l'ascolto. Se deve dirmi qualcosa sulla paziente, visto che non collabora, no, io... sì, questo lo so. Per quello che ho potuto ascoltare, solo un pochino, ho capito che ha un mucchio di problemi. Da un lato il vaiolo, giusto? Sì, non ci sono dubbi e su questo. E dall'altro quel fatto della donazione. Su questo le posso dire poco o niente, se non la visito è impossibile. Certo, no, perché, ecco, vede, deve sapere che fin da piccola, quando era malata, era molto timida, si vergognava di tutto. E diceva, ah, che non mi guardino, e si copriva sempre. Quindi sicuramente si vergogna di essere visitata da lei, per cui è meglio che dica a me, che sono la sorella, che ho confidenza, che cosa devo guardare. Così vedo che cosa ha, se sta male, se sta bene, se tutto bene. È come deve essere. Bene, vede, quello che voglio è accertarmi che non ci sia un'infezione. Certo, sì, allora lei dovrebbe osservare la schiena, la colonna vertebrale all'altezza della vita. Sì, e cercare una cicatrice molto piccola e ben marcata. Tipo un fagiolo? O un vermetto? Una cosa così. Come un vermetto? Così, qualora ci fosse un'infezione, la zona circostante dovrebbe essere arrossata, chiaro. Gonfia e più calda al tatto, è facile. Allora, tocco intorno al vermetto e se sento che è calda capisco subito che qualcosa non va. Sì, la zona della... Sì, quella che ha detto che è simile a un... Bene, grazie. Sicura, sicura? Stavolta ti becco, Delfina. Dove si è cacciata questa benedetta felpa? Io non ci posso credere. Va bene, vado a cercarla da un'altra parte. Non mi avete detto che fate qui, dovete spiegarmi. Non lo immagini? Vengo qui e chi ti incontro? Hai incontrato Faccia che cerca disperatamente una felpa, non è vero che è così? Sì, sì, certo. Perché non guardi in palestra? Ora devo scappare. La palestra, aspetta, è vero. Aspetta un momento. Cos'è questa? La usi per i tuoi capelli adesso? No, no, è mia. È mia.
Grazie, se perdo la mia piastra sono finita. Finita? Sì, io allora me ne vado. Aspetta un secondo, che ti prende? Sei sfasato, non dovevi vedere la tua ragazza? Sì, dovevo vedermi con la mia ragazza, ma non ricordo.